Benvenuti nell'Officina dei Mostri. Eccomi qua! È ora di modellare! Com'è venuto il disegno, socio? Guarda, Orzom è diventato un mostro potentissimo! Wow, lo vedo! I Titrevid allora! Eh? I Titrevid! Eh? Marco, i Titrevid sarebbe divertiti al contrario! E quello? K.O. sarebbe ok al contrario! Buon lavoro, va! A quanto pare Matte non gli ha fatto le gambe. Per fortuna con la plastilina posso staccarli senza problemi. Al loro posto realizzerò una nuvola di cotone. Il volto di Orzom invece sembrerà scolpito nella pietra. E con un po' di plastilina colorata posso trasformare il blocco grezzo su cui si appoggia in un autobus ribaltato. Ecco qua! Taran! Quattro assi! Ah! Vinto io! Aspetta a cantare vittoria! Da 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 da! Io ne ho cinque! Cinque? Ma lei ha barato! Certo che ho barato, cosa credevi? Ti va di fare un'altra mano? Un'altra mano? Sì. Direttore, ma lei è un genio! Lo so come darti torto! Devo subito parlare con Marco! Sono io! Francesco! Ascoltami, voglio che il mio mostro abbia un'altra mano! Un'altra mano? E dove gliela metto? Fallo e basta! Il cliente ha sempre ragione! E va bene, molto bene! Ci penso io! Sarà meglio! E va bene, amico! Hai bisogno di una mano? E io ti do tutto il braccio! Questo sarà ancora più muscoloso e potente degli altri. Gli farò sollevare un carro armato intero. Orzom potrà usarlo come fosse una pistola. E voilà! Questo mostro è un vero flagello. E soprattutto, è finito! Il mostro è ancora un po' grezzo, ma i dettagli ci penserà la macchina dei mostri. Ok! Marco? Puoi procedere. Ok,